Allora, Sant'Antonio di Paruote, per chi è di Tocco conosce questo canto. Questo canto che i bambini si apprestano a eseguire è stato scritto da un nostro concittadino, Eugenio Di Julio, detto Lufunar. Un saluto a tutti i suoi familiari, soprattutto a coloro che vivono in Australia. E qui chiedo pure un applauso, perché magari... Nell'anno del Signore 1932, in una frazione del comune di Tocco da Casauria, i Paruete, si solleva una sommossa popolare. Gli abitanti, per lo più contadini, mettono sotto processo Antonio Abate per non essersi fatto vedere e proteggere il lavoro e il raccolto. Il santo dice: questo è il voi che non ho mai visto, ma l'uomo tuo è stato questo. Siccome all'Africa certi parenti mi sono morti che non c'è niente, per non commettere che cosa brutta, gli hai portato rispetto il lutto. I paretosi, ancora più arrabbiati, gli risposero: questo è una schiva, tu si berbeva, tu lo sti fai e poi lo perdeva. Ecco successo lì da due, sanno partiva da tante fatuglie, non solo questo non solo, mo la filossera e mo la tignola. Se non guarisce sta malatuglia, noi tre naiec, nda c'ha paruglia, se dino libero non te vedemma, di ecchi chena non t'attazzemma. Sant'Antonio, con la calma che contraddistingue un santo, dice: ciò che de gioit ilai capuet, ma guari queste iui non me fuet. Esse ce voi la mena de dui, illudievi per far guarugli. I penso sola alla juve e alla rana, cerace, sallecchie, randigne e patane. Allora i contadini, dopo essersi avventati contro di lui, gli dicono: se a cuciui te pertunemmo, i dai paruote non te caccemmo. L'abate, capito il perdono, conclude: non ce penzoid, caccolo tui, quando arrivai ce parli lui. I due c'è tutto ciò che successe, i parla pivere de sto processo. I due c'è tutto, l'umba orisce, cuciui la vigna, liesto, guarisce.
certo pariente, ma sanno mi morto per edizione del Festival di Sant'Antonio, i piccoli cantori dell'Abate.